La questione del cristiano nel suo rapporto con il potere. Io credo che la teorizzazione migliore di questo si trovi nella Summa di Tommaso d'Aquino, dove l'Aquinate mette a tema il fatto che il cristiano è chiamato a rispettare il potere, a obbedire al principe se la volontà del principe rispecchia la volontà di Dio. E quindi, ove il principe governi in coerenza con la volontà di Dio, merita di ricevere obbedienza. Ove il principe governi in coerenza con la propria volontà e quindi diventi tiranno, occorre obbedire a Dio e quindi non al principe. Tommaso d'Aquino, che una certa vulgata presenta come un pensatore accomodante e molto compromissorio, in realtà teorizza anche il tirannicidio. Ove il tiranno agisca contro la volontà di Dio, non c'è dovere di obbedirgli e anzi, disobbedendo al tiranno non si sta disobbedendo, ma si sta obbedendo a Dio. Il vero disobbediente è chi, obbedendo al tiranno, disobbedisce a Dio. E questo è il punto, secondo me, importante. Per questo, e questo è uno dei motivi per cui oggi, il cristianesimo è avversato, perché un atteggiamento di questo tipo non può che risultare sgradito, soprattutto se il potere contrasta pienamente con quello che dal punto di vista cristiano è la volontà di Dio. Io credo che oggi il potere del fanatismo dell'economia di mercato, oggi del partito di Davos, chiamatelo come preferite, della plutocrazia finanziaria, sia la negazione di ogni principio della volontà di Dio e del cristianesimo. Quindi un buon cristiano oggi, come disse bene Ratzinger, il cristiano oggi non può che essere anticonformista, non può essere che dalla parte opposta rispetto a un mondo che è intimamente anticristiano. Cioè, oggi un cristiano che si trovasse a proprio agio in questo mondo non sarebbe cristiano, sarebbe appunto cristiano nell'accezione bergogliana, cioè coincidente con la visione delle cose di cui si diceva. Quindi, in sintesi, a mio giudizio, il rapporto col potere del cristiano deve essere questo. Quindi il cristiano deve essere obbediente a un potere che rispecchi e faccia valere la legge di Dio e disobbediente ove il potere disattenda la legge di Dio. Ecco, e questo intanto significa riconoscere anche l'autonomia del potere spirituale da quello temporale. Dante Alighieri usava l'immagine dei due soli, il papato e l'impero. Oggi sembra che ci sia solo più il sole dell'impero della finanza, e anche Bergoglio ama molto il verbo obbedire. L'ha usato almeno due volte in contesti non secondari, quando ha detto durante il periodo pandemico che bisognava obbedire al governo, anche quando impediva ai preti di celebrare le funzioni religiose, bisognava obbedire, e poi lo disse a proposito delle istituzioni del diritto internazionale, tipo il Tribunale dell'Aia: bisogna obbedire. Ora, questo verbo, che da un punto di vista cristiano, obbedire significa obbedire a Dio, anzitutto, usare la formula obbedire il Papa, presunto Papa, che dice bisogna obbedire al potere temporale, sta sancendo la fine del papato, la fine del potere spirituale, e quindi anche questo è, secondo me, emblematico.